Dopo la vittoria del derby contro il Grifo Perugia di domenica scorsa, grazie alla rete di Laura Verdi, l'Arezzo Calcio Femminile prova a sfatare il tabù casalingo nell'ultimo turno del girone di andata del campionato nazionale di Serie B. A Laurentini arriva Limolese, per l'occasione Emanuela Tesse cambia formazione inserendo Teci dall'inizio come centroavanti, Verdi trequartista, Zeghini come centrale di difesa. Le nuove mosse si fanno vedere subito, l'Arezzo inizia il pressing dai primi minuti. Al minuto 20 Casula lancia Teci, fermata da un difensore, poi recupera palla. Vede l'inserimento sulla destra e il taglio di Mattia, c'è doppietto con il portiere, però è la gran parata del portiere del Limolese che nega la gioia, la quinta rete stagionale a Mattiacci. Poco dopo al 45esimo è Casula che ci prova la distanza, ma conclusione velleitaria, termina sopra la traversa. Nella ripresa del copione non cambia, Arezzo continua a pressare gli avversari. Al quinto occasione per Casula che con il suo destro colpisce la traversa in pieno e fa gridare alla gioia della rete i tanti tifosi presenti, ma colpisce tanto il legno superiore. Poco dopo ci prova Zeghini con una carambola del portiere ospite, non riesce a toccare Di Fiore, la tocca però Pignaioli, mette in calcio d'angolo, non riesce l'Arezzo a portare a casa i primi 3 punti della stagione, solo uno 0-0 contro il Limolese, e adesso domenica prossima, nella prima giornata del girone di ritorno, arriverà la capolista Vittorio Veneto. Ah, sono qui con Manuela Tessa, direttrice d'Arezzo. Manuela, anche quest'oggi il tabù casalingo non viene sfatato, ma gli applausi finali a parte del pubblico vogliono dire tanto per la squadra. Sì, oggi penso che la squadra ha espresso veramente un bel calcio, quindi per la prestazione sono felicissima. E ci è mancato il gol, siamo state anche sfortunate, però le ragazze sono state splendide. Alla fine, se si fanno queste prestazioni, arriverà sicuramente una vittoria in casa. Ovviamente è anche difficile giocare contro una squadra che mette, diciamo, un pullman davanti alla porta, magari. Sì, loro, se la squadra avversaria si è chiusa molto dietro, noi abbiamo cercato soprattutto il primo tempo di aggredirle, di sviluppare il gioco sulle fasce, giocando loro a tre, però ci è mancato sempre poi il passaggio finale, però le trame di gioco sono state veramente da grande calcio, quindi sono veramente felice. E adesso domenica arriva il Vittorio Veneto, una partita che può dimostrare la vera maturità della squadra. Sì, e diciamo che in questo campionato ormai abbiamo finito il girone di andata, abbiamo sofferto soltanto con le prime due della classe, le prime due in classifica, Sassuolo e Vittorio Veneto. Adesso ci aspetta una gara molto difficile, ma io penso che la squadra è migliorata tantissimo dalla prima gara di campionato, quindi faremo sicuramente bene. Qui con Lenzi, difensore del Limolese, quest'oggi è una partita di sofferenza, ma un buon punto conquistato ad Arezzo. Sì, comunque è una partita molto difficile, lottata fino alla fine. Però si è riuscita a tenere duro e a fare un punto, quindi essenziale per la classifica. Ecco, a proposito di classifica, quali sono gli obiettivi del Limolese questa stagione? L'obiettivo è, diciamo, andare nella parte, diciamo, sinistra della classifica e il miglior risultato possibile, ovviamente salvarsi, che è la cosa essenziale, direi. E poi basta.